Benvenuti in questa nuova puntata di Performance PPC Show. Vi presento Fabio e Luca Facin, creatori di Performance PPC, Performance Go, Remote Project Management, Fatti Valere, percorsi di affiancamento di consulenza e formazione in ambito marketing e management per lo sviluppo del business digitale. Sono autori del libro Sognavo la libertà e Remote Project Management. Buona visione! Benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova puntata del Performance PPC Show. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti, benvenuti. Vi do il benvenuto. Mi sentite? Adesso dovreste sentirmi anche meglio, sì. Sentiamo perfettamente. Ok. Vi do il benvenuto in Puglia, siamo sempre qua nel Salento, quindi oggi in trasferta, come vedete, sembro in una chiesa, ma in realtà sono nell'appartamento. Dovrebbe andare tutto bene, in un trullo praticamente, vedete, siamo in un trullo. Quindi cerchiamo... Io invece sono appena tornato da Tallinn, dall'Estonia, farò un video nei prossimi giorni in cui condivido quello che ho imparato a Tallinn, perché è veramente una città particolare, molto moderna e almeno 10 anni avanti rispetto a come siamo abituati, per cui ho tratto anche dei consigli, ciao Vincenzo, ho avuto degli spunti molto molto interessanti che voglio condividere. Luca, ti raggiungo in Puglia. Sì, c'è il mondo qui, c'è il mondo in Puglia, io veramente ho trovato ex colleghi di lavoro, clienti, c'è il mondo, non venite in luglio, meglio giugno. Ok Vincenzo, ho due collaboratrici che sono qua, in Puglia, Roberta e Alessia. Beh, Alessia adesso è tornata su, però era qui fino a poco tempo fa, insomma c'è il mondo. Quest'anno sì, sta andando molto in Salento. Va bene, comunque, a parte questo, ciao Elena. Diciamo subito l'argomento di oggi per chi è venuto a seguirci. Vincenzo ride, sì, siamo tutti qua in Padula Bianca, la spiaggia, ok. L'argomento di oggi, branding, come potenziare il tuo posizionamento di brand, che sia brand personale o brand aziendale. Quindi una live seria, non guardate la nostra introduzione un po' così cazzeggio, ma oggi abbiamo una grande professionista, un'agenzia che ci parla di come potenziare il nostro brand. Okay. Sì, vi ricordo che tutte le dirette che facciamo ogni giovedì, è da più di un anno che ogni giovedì alle 13 andiamo in diretta nella nostra pagina, e tutte queste dirette le ritrovate poi nel nostro canale YouTube. Vi basta cercare Performance Pay Per Click. Ora il nostro Youssef inserirà anche il link qui sotto nei commenti, e quindi iscrivetevi al canale per non perdervi queste dirette e anche tantissimi altri video che realizziamo ogni settimana, e stiamo preparando altri video per le prossime settimane, quindi iscrivetevi subito al canale. Vedete, qui c'è altro che in ballo, Fabio. Stiamo facendo i bootcamp, stasera abbiamo un altro bootcamp di massima conversione, quindi studenti preparatevi per questa sera. Ricordo che abbiamo aperto adesso i corsi massima conversione e massima persuasione, sono completamente acquistabili separatamente uno dall'altro dalla nostra piattaforma. Potete provare la Performance Academy con le demo dei nostri migliori corsi, quindi chi vuole provare la nostra formazione, conoscerci meglio, può farlo da questi canali che adesso Youssef mette qui. A settembre ci saranno delle novità, a ottobre andiamo chiaro, che è qui. E poi arriveranno anche altre grosse cose che stiamo preparando anche, stiamo lavorando anche a un nostro evento fisico, quindi vediamo se riusciamo a organizzarlo. Yes, il nostro team sta lavorando. E bene, okay. E altro dire? Direi che possiamo partire. Oggi sì. Abbiamo scelto di parlare di brand, siamo ormai agli sgoccioli, è luglio, siete in spiaggia. Assorbitevi questa lezione perché comunque è importantissima, perché io e Fabio diciamo sempre che dovete uscire dal mondo delle commodity. Le commodity sono quei prodotti indifferenziati a basso prezzo che fanno la guerra di prezzi, dove il consumatore sceglie il prodotto solo in base a quello che è più economico. Ok, voi dovete uscire da questa base della piramide, andare verso la punta della piramide,
dove si trovano gli utenti alto spendenti, quelli che sono disposti a spendere di più in cambio di un prodotto più buono, di un prodotto più ritagliato per loro, di un brand che si posiziona ad un altro livello. Pensiamo ai brand della moda, fashion, quindi anche lo stesso brand magari può essere parlante, proprio come avviene nella moda in tanti altri settori. Quindi io prendo questo perché mi affido a questo brand. Ma come si fa a fare branding, a posizionarsi, posizionare il proprio brand in alto nella piramide? L'abbiamo chiesto a un esperto che abbiamo invitato qui oggi, ci porterà un caso studio reale, quindi vi spiegherà come hanno lavorato per un'azienda importante, anzi più che azienda, beh, ce lo spiegherà poi dopo lui, e ci darà alla fine della live 5 call to action, quindi 5 azioni che potete fare esattamente a partire da domani per innalzare il posizionamento del vostro brand. Quindi gli abbiamo detto metti giù nella pratica 5 cose che i nostri ascoltatori possono fare da domani per migliorare, aumentare il posizionamento del brand e duplicare, triplicare i risultati. Vedremo poi il caso studio che cosa ha fatto questo ragazzo. Quindi direi di far entrare Gianluca. Sì, perché facciamo entrare Gianluca Patella. Ciao Gianluca. Ciao Luca, ciao Fabio. Intanto grazie per avermi invitato in questa live. Per me è davvero un onore e un piacere essere qui con voi oggi. Quindi grazie. Grande Gianluca. Ti salutano qui Francesco Muto. Ciao, grande Gianluca. Vedo sei famosissimo. Ciao a tutti. Luca Morelli. Salutiamo tutti. Perché diciamo che noi, come si inserisce poi il brand? Adesso Gianluca ci spiegherà anche cosa intendiamo per branding. Però come si inserisce questo con quello che facciamo in Performance PPC? In Performance PPC, come dice il nome, siamo focalizzati sulle performance, cioè affianchiamo le aziende sia con il servizio, quindi gestiamo direttamente le campagne, sia con la formazione, quindi con dei corsi di formazione, consulenza, affiancamento, per aiutare appunto aziende e professioniste a generare contatti e vendite online. Quindi siamo focalizzati proprio nelle performance. Ok, però quello che abbiamo visto è che senza un brand forte, lavorare solamente con obiettivi di conversione, con obiettivi di performance, diventa molto, molto più arduo, molto più difficile. Per cui, da quello che abbiamo visto, lavorando con aziende, con brand importanti, i risultati in termini di performance, quindi contatti, costo per contatto, vendite, costo per vendita, sono molto, molto migliori. E quindi ecco perché è fondamentale affiancare sì un approccio a performance, ma anche lavorando sul brand, sul rafforzare la percezione del proprio brand. Ed è questo quello che fa Gianluca, ora ce lo spiega, giusto Gianluca? Esattamente, esattamente, sì. E noi in agenzia ci occupiamo proprio di questo, ovvero di branding e posizionamento. Cioè, in sostanza, cosa facciamo? Aiutiamo le attività a costruire un brand forte ed efficace, prima di tutto, e posizionarsi su web per cosa? Per distinguersi dalla concorrenza. Ormai il mercato è ultra inflazionato, quindi noi dobbiamo comunque andare a tirar fuori quelli che sono i valori di un brand, i valori di un'attività, per andare a strappare alla famosa guerra dei prezzi, no? E quindi realizziamo un brand costruito sulle sue caratteristiche vincenti e facciamo in modo di far aumentare il suo valore percepito da tutta la sua nicchia di riferimento. Quindi in sostanza viene poi alla fine valutato sulla base dei suoi valori piuttosto che concorrere con gli altri al ribasso, diciamo, di un prezzo. Questo è la base, diciamo, per la costruzione di un brand vincente. Grazie. Esattamente come diceva Luca. Vedo che stai ricevendo complimenti, quindi lavorate benissimo, molto bene. Grazie. Vi ricordo di condividere questa live perché adesso Gianluca parte, vi darà un caso studio e poi darà 5 consigli che loro hanno utilizzato, che hanno applicato per ottenere questi risultati. Quindi è molto interessante anche per gli altri se volete condividerla. Ok, sì. Gianluca, vuoi comunque prima di partire raccontarci solo brevemente la tua storia, come mai ti sei inventato di fare un'agenzia di brand positioning, SEO e queste cose qua? Allora, sì, diciamo che allora io vengo da un'esperienza di più di 12 anni in altre agenzie, in cui ho iniziato a lavorare prima di tutto come graphic designer, web designer, quindi ho avuto modo di collaborare con SEO, con social media manager, quindi
diciamo, ho vissuto da dentro quello che era la costruzione operativa di un brand. E nel 2020, anno purtroppo che sappiamo è stato segnato dal Covid, e per me è stato anche l'inizio di una nuova avventura, quindi ho deciso di aprire Upground, un'agenzia che, diciamo, mette insieme più collaboratori, ognuno verticale specializzato nel suo settore, proprio per lavorare sulla valorizzazione del brand, quindi sul far emergere i valori e il valore percepito di un'azienda. E diciamo questo diciamo, ha portato in un anno e mezzo a costruire una vera e propria attività basata sul brand positioning, e oggi insomma siamo una realtà crescente anche noi, siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo e niente, quindi bravi, complimenti. Sì. Tra l'altro, se avete acquistato Vitamina PPC e siete interessati, state informando sul creare un team remoto, anche se come vedete è un ufficio, però se state informando anche per il remote management, molto bene. Esattamente, sì. Quindi questo è il tipo di aziende nuove, vedete, che stanno nascendo adesso, veramente giovani aperte allo smart working, ma nello stesso tempo con anche l'ufficio, che comunque sono ragazzi di esperienza e lavorano molto bene. Tra l'altro noi ci incastriamo perfettamente, perché noi facciamo campagne performance, il loro brand, ci siamo parlati e abbiamo visto che facciamo cose diverse, ma che lavorano insieme, quindi è perfetto. Bene. Okay. Direi che vuoi condividere la presentazione, Gianluca, così abbiamo fatto preparare a Gianluca delle slide in modo che si capisca meglio. Mi sembra più bellino. Ricorda di scrivere tutto, perché siamo anche in podcast, quindi c'è chi non vede. Ok. Allora, il caso studio che voglio presentarvi oggi riguarda un nostro cliente che ha ottenuto dei risultati importanti grazie appunto a una strategia di branding e di posizionamento. Il cliente, la presentazione, ok, è già partita. Sì. Il cliente in questione è l'Accademia del Cinema di Firenze, Florence Movie Academy. Vorrei innanzitutto farvi una panoramica su chi è il cliente. Innanzitutto, l'Accademia si trova in centro a Firenze, Palazzo Guadagni, in una location spettacolare, Piazza Santo Spirito. Tra l'altro, chi non è di Firenze, vi consiglio di andare in quella zona lì, perché è veramente bella. Si trova in uno dei palazzi rinascimentali, tra l'altro più importanti di Firenze, del 1500 all'incirca. L'Accademia è stata fondata nel 2014 e il core business, il loro core business sono i corsi di formazione in recitazione cinematografica e videomaking. Inoltre vengono integrati con altri corsi accessori tipo dizione, danza, inglese, combattimento cinematografico. Sostanzialmente loro si rivolgono a un target giovane, tra i 20 e i 30 anni, che vuole affermarsi nell'ambiente cinematografico come professionista. Inoltre danno anche molte opportunità agli studenti di poterlo fare, visto che organizzano spesso dei prestigiosi stage formativi, collaborano con realtà tipo Rai, Mediaset, e inoltre ospitano anche all'interno della scuola dei nomi per dei workshop, dei nomi importanti, dei nomi illustri del cinema internazionale italiano. Quindi, intanto ho messo anche delle foto per far capire la location di cosa stiamo parlando, quindi far capire anche un po' il livello e la qualità, insomma, dell'Accademia. Siccome spesso accade, ci sono anche da noi dei clienti che, cioè, noi alziamo il valore percepito con il brand, ma non è che ce lo inventiamo, è semplicemente che li aiutiamo a far passare, perché hanno un gran valore, però non lo riescono a far passare attraverso le comunicazioni online, no? Esattamente, quello è il principale problema. Quindi intanto dalla panoramica ci rendiamo intanto conto chi è questo cliente e già il valore del prodotto che ha. Allora, quindi queste sì, sono delle foto della location. Quando abbiamo incontrato il cliente, quando ci siamo conosciuti, che cosa ci ha chiesto? Quali erano i suoi obiettivi, no? I suoi obiettivi, scritti proprio, tradotti come ce l'ha detto pari pari il cliente, erano: voglio diventare leader del settore a livello nazionale, voglio un sito in prima pagina, voglio più iscritti. Questi sono un po', diciamo, dei punti che spesso ci sentiamo dire quando incontriamo clienti durante i primi incontri. Robette da niente. Come? Robette da niente, dico. Robette da niente, sì, è proprio... Esatto. Sì, ma infatti la cosa che mi piace anche del vostro approccio, Gianluca, è che sì, vi occupate di branding, ma alla fine poi, come vedremo nei prossimi minuti da questa presentazione, poi calcolate i risultati anche in base proprio al numero di iscritti effettivamente, non su metriche
così molto al top come visualizzazioni o riconoscimento del brand, ma poi effettivamente andate a vedere se tutto questo lavoro porta a un vantaggio poi sulle casse del cliente, no? Esatto, esattamente, sì, il lavoro che facciamo poi ovviamente deve avere un metro, diciamo un riscontro finale per vedere se è stato comunque la direzione quella giusta, se dobbiamo aggiustare il tiro. Abbiamo sempre dei parametri di confronto, assolutamente, anche se comunque parliamo sempre di branding e definizioni del brand. Allora, diciamo che sostanzialmente per raggiungere questi obiettivi dovevamo fare un attimo un passo indietro, ovvero capire come l'Accademia venisse percepita dai suoi potenziali clienti. Questa cosa il cliente non se l'era mai chiesta, non se l'era mai posta. Spesso è una domanda che in pochi si fanno. Partono, vogliono fare pubblicità, vogliono andare sui social, però dimenticano una domanda fondamentale, che è un po' il cuore del problema. Perché se non ci poniamo noi questa domanda, la risposta è sempre lasciata al caso. E sappiamo bene che è un errore grandissimo di valutazione, perché se non siamo noi a decidere come l'utente deve percepirci, sono gli utenti a deciderlo, e quindi è variabile, è in balia un po' del vento, delle correnti. Mentre nella definizione di un brand dobbiamo sempre essere noi a tracciare una rotta e a decidere come vogliamo che l'utente finale, il cliente, ci percepisca. Quindi, in sostanza, il cliente aveva tralasciato la brand identity, la sua brand identity, la sua reputazione e il suo posizionamento nella mente dei clienti. Da parte sua che cosa aveva? Come abbiamo visto nell'introduzione, aveva un prodotto eccellente. Però, ahimè, il prodotto spesso non basta per raggiungere gli obiettivi, che tra l'altro è una cosa molto diffusa, anche quando incontriamo clienti nuovi, parlano del loro prodotto, noi abbiamo un prodotto eccezionale, fantastico e tutto, però se non sai trasmetterlo, se non lo comunichi all'esterno nel modo corretto, purtroppo lo sanno soltanto in pochi, e questo quindi non porta al raggiungimento dei risultati. È esattamente quello che diciamo sempre noi, vedi, anche se non abbiamo mai parlato di questo, siamo allineati. Noi diciamo sempre: devi avere un ottimo prodotto, ma poi devi fare il secondo step, comunicarlo correttamente. Esatto. E poi c'è un altro step, il terzo step è la pubblicità per riuscire a raggiungere più persone, poi se vuoi crescere, perché comunque esatto. L'organico c'è un limite, anche se va affiancato. Quindi certo. siamo assolutamente d'accordo su questo. Ok, quindi sostanzialmente il focus del problema qual era? Che il vero valore dell'Accademia in quel momento non veniva percepito dall'esterno. Allora, andiamo a vedere un attimo la situazione che abbiamo trovato nel momento in cui abbiamo iniziato il progetto. Allora, innanzitutto avevano un sito web vecchio stile, con una grafica che non li rappresentava, non avevano mai fatto nessun tipo di attività di posizionamento SEO, quindi sostanzialmente Florence Movie esisteva, ma in pochi lo sapevano. E quei pochi che entravano in contatto con l'attività non la percepivano ancora come autorevole, ok? I contatti che provenivano dal sito web erano all'incirca 65 annuali, i nuovi iscritti dal 2014 al 2019 erano mediamente tra i 14 e i 16 l'anno. E, cioè, pure nonostante tutto, già nel 2014 loro vantavano di docenti di rilievo e strumentazioni professionali, e tra l'altro, cioè, già gli studenti, fin dai primi anni, che uscivano dall'Accademia, trovavano impiego in un settore, ad esempio c'è qualcuno che ha lavorato in Mediaset o a Sanremo, in Warner Bros. Quindi, cioè, il prodotto era più che valido, non era quello il problema. Il problema era il packaging, era come era stato confezionato. Allora, adesso andiamo a vedere subito, diciamo, la situazione del... numerica, perfetto, in base alla media di iscrizione, il costo di iscrizione. Allora, in termini monetari, l'iscrizione è di più o meno una media di 3.250 euro, quindi considerando, abbiamo detto 14-16, considerando 15 iscritti, più o meno l'introito che arrivava dal loro core business era di 48.750 euro. Ora, andiamo a vedere cosa è successo dopo il nostro intervento e poi dopo successivamente andremo a spiegare nel dettaglio meglio cosa abbiamo fatto, intanto per fare un confronto dei valori. Allora, intanto... Mi piace questo modo di parlare di branding, Fabio. sì, assolutamente sì, è quello che sottolineavo prima, no? Cioè, sì. Upground e Gianluca hanno un modo di approcciare il branding diverso da molte altre agenzie, quindi è molto più chiaro. Quando vedi i numeri va sempre bene. Va sempre bene. Allora,
Quindi, contatti dal sito, siamo passati da 65 all'anno a 275 l'anno, quindi un incremento del più 320%. Nuovi iscritti... Senza pubblicità, solo con SEO, senza o pubblicità. Avevate già fatto anche delle campagne pubblicitarie? Senza pubblicità. Tutti questi risultati li stiamo vedendo soltanto in organico, quindi semplicemente con la parte di branding e posizionamento SEO, senza pubblicità. Posizionamento SEO, ricordo, vuol dire far sì che il vostro sito arrivi tra i primi risultati nelle ricerche Google pertinenti. Ok, quindi esatto. È un tipo di attività di marketing che non presuppone l'utilizzo di un budget pubblicitario, ma presuppone un lavoro a monte per riuscire a scrivere il sito, a creare un sito che si posizioni tra i primi risultati, esatto. Quindi una cosa più a lungo termine. Andando a creare dei contenuti ad hoc con delle keywords che dopo comunque andremo a spiegare nelle fasi operative, nel dettaglio. Ottimo. Allora, quindi, nuovi iscritti, si è detto, siamo passati da 15 iscritti a 35, quindi più 133% di incremento. E tra l'altro, oltre a questi valori numerici, a livello di brand, cos'era accaduto? È che il valore percepito dell'Accademia si era innalzato, quindi iniziava a venire a essere percepita come autorevole. Tra l'altro, parlando pochi giorni fa anche con il titolare dell'Accademia, è venuto fuori che hanno fatto un sondaggio interno agli studenti iscritti nell'ultimo anno, ed è venuto fuori che una grandissima percentuale degli studenti ha scelto l'Accademia per due motivi. Prima di tutto perché dal sito web sono sembrati più professionali e perché si rendevano conto meglio dell'offerta formativa e della qualità dell'offerta formativa che offrivano. Tutto questo dal sito web. Quindi per noi questo è un riscontro più che positivo dei benefici che ha ottenuto la. Sì, sì, sì. È interessante aver fatto anche il questionario, cioè essere andati anche a capire poi, o comunque aver chiesto ai clienti questa informazione, che è fondamentale per poter capire quello che ha funzionato e migliorare continuamente. Esatto, esattamente. Quindi diciamo è aumentato prestigio, autorevolezza, la notorietà sul territorio, studenti che hanno iniziato a iscriversi e provenivano da tutta Italia, e inoltre anche docenti interessati ad insegnare nella scuola, che ricordiamo comunque docenti in un'accademia del cinema sono comunque personaggi che già lavorano nel settore cinematografico, ed è difficile a volte, diciamo, avvicinarsi a certi personaggi. Invece sono stati loro stessi addirittura a interessarsi. Andiamo a vedere un attimo i dati a livello di andamento keywords dall'inizio dell'attività a inizio di quest'anno. Come vedete c'è una risalita costante nel tempo delle parole chiave posizionate. Quindi le parole chiave posizionate che sono state utilizzate all'interno del sito. Dopo vedremo come sono state utilizzate. Guardando un attimo anche il volume di ricerca delle parole chiave, abbiamo avuto una variazione del 207% circa, e sempre nello stesso periodo, e l'incremento degli iscritti, come abbiamo visto, era del più 133%, con una previsione di aumento dell'anno 2021 del 150%. Questo perché le preiscrizioni ad oggi, per l'anno che deve insomma iniziare a settembre, sono già circa una ventina, e mediamente considerate che in questo periodo dell'anno erano intorno a 5-6 iscrizioni. Quindi abbiamo già una previsione ancora migliore per l'anno prossimo, che insomma per il 2021. Andando a fare quindi un confronto numerico dei benefici, allora, l'anno 2019, come abbiamo visto, ha portato un fatturato di 48.750 euro. Dopo l'intervento, quindi nell'anno 2020, c'è stato un totale di 113.750 euro, quindi una differenza di più 65.000 euro di fatturato. Quindi sostanzialmente ha portato dei risultati importanti all'interno dell'Accademia. Considerando, diciamo, il periodo statico dal 2014 al 2019, nell'ultimo anno hanno avuto, diciamo, un bel incremento. Allora, andiamo a questo punto a vedere... Diciamo che potevano anche pagarvi 65.000 euro per questo primo intervento e poi guadagnano dall'anno prossimo. Sì. Sarebbe mica stato male come proposta per voi. Sì, sarebbe stato male. Va bene, bravi, complimenti. Bene, questi sono i risultati. Vediamo però come ci puoi svelare qualcosa, come siete riusciti a ottenerli. Assolutamente. Allora, vediamo come abbiamo fatto a raggiungere questi risultati. Allora, queste sono le attività che abbiamo svolto per
raggiungere i risultati che abbiamo visto nella slide precedente. Allora, quindi partendo da analisi preliminare, restyle completo del sito web, UI UX design, che ora spiegheremo cos'è, implementazione strategica di nuove pagine e ottimizzazione SEO. Allora, andiamo a vedere punto per punto e a spiegare le singole attività che sono state fatte. Allora, innanzitutto l'analisi preliminare è quello che in piccolo potrebbe essere definita un'analisi di mercato, quindi è un'approfondita indagine che viene effettuata con l'ausilio ovviamente di vari tool, strumentazioni, software online, ed è uno strumento potentissimo questo, che ci permette di avere un vantaggio notevole nel posizionamento di un brand. Perché? Allora, viene fatta un'indagine sui competitor incrociata con i valori di ricerca keywords, quindi delle parole chiave, e altri elementi. Questo ci permette di definire che cosa? Innanzitutto, un'alberatura strategica del sito web. Che vuol dire? Quindi, come dovrò farlo questo sito web? Cioè, un sito web, uno dice, ok, faccio un sito, si fa un sito, si va online. C'è sempre una strategia che precede la creazione di un sito web. E questa viene definita in questa parte in particolare, questa fase quindi di analisi, in cui vengono decise esattamente quali pagine andranno create, approfondite. Poi, sapere per cosa si posizionano i competitor e rilevare eventuali angoli liberi. Cosa vuol dire? Cosa possiamo offrire che il competitor ancora non offre? Oppure, come lo possiamo offrire in un modo differente? Questo è da definire inizialmente, quindi subito. E poi andare a capire e a definire le nicchie potenzialmente più performanti per una strategia di content marketing. Cosa vuol dire? Detto in poche parole, vuol dire andare a parlare al pubblico interessato. Perché se noi parliamo a un pubblico non interessato, ci perdiamo, diciamo, non andiamo a colpire il potenziale nostro cliente. Quindi sostanzialmente è un lavoro che fate anche voi nelle ads, definendo il target, ma è una cosa che facciamo anche noi a livello di branding iniziale e di posizionamento. È un'analisi, ne abbiamo parlato proprio giovedì scorso, abbiamo fatto questa live dedicata all'analisi che facciamo noi, ed è molto simile perché andiamo a vedere appunto siti web, ma anche termini di ricerca con gli strumenti di Google, e andiamo a cercare di vedere che cosa fanno i competitor e dove ci sono le maggiori opportunità. Quindi come ci avviciniamo molto con, perché si parte sempre dall'analisi, no? È una cosa molto molto importante. E quindi è molto interessante. In più, e in questa analisi stiamo pensando di aggiungere le domande per i clienti dei nostri clienti. Ne parlavo ieri con Davide, che è il nostro ragazzo che si occupa delle analisi. Non le domande solo per i nostri clienti, ma per i suoi clienti. Non so se voi lo fate già in questa fase qua o se è una cosa successiva che fate dopo. Ma allora, noi chiediamo sempre magari di fare dei sondaggi ai clienti loro, quindi per capire bene qual è, che cosa pensa il loro tipo di cliente, perché comunque se già l'attività è esistente e loro hanno già un pubblico, qual è il miglior modo di testare già e capire cosa cerca, come li cercano, e quindi poi ci serve a noi in fase di analisi anche questa cosa. Quindi sì, è una cosa che già facciamo parzialmente. Ottimo, ottimo, vedi. Ok. Allora, altra attività che abbiamo fatto è il restyle completo del sito web. Quindi, con uno studio approfondito della personalità del nostro cliente, abbiamo creato una veste grafica nuova che rispecchiasse quindi i suoi valori aziendali e il suo tone of voice. Che cos'è il tone of voice? Il tone of voice è un po' la personalità del brand, no? Come noi abbiamo la personalità, cioè chi è più estroverso, introverso, chi è, insomma, ognuno ha una caratteristica che lo contraddistingue. E lo stesso vale per un brand, esattamente la stessa cosa. Quindi una cosa, diciamo, che è fondamentale definire a monte, oppure percepire, in questo caso anche perché l'attività già esisteva, è capire qual è il loro modo di essere, quindi il loro tone of voice si chiama. In questo caso l'Accademia si pone con un tono giovanile, attuale, fresco e coinvolgente. Quindi sostanzialmente abbiamo lavorato su questi aspetti. Una cosa che consiglio di fare a tutti, nella fase diciamo di definizione del brand, è associare delle parole chiave che caratterizzano il vostro brand. Ad esempio, per l'Accademia, alcune parole che sono emerse sono state novità, contemporaneità, apertura, sperimentazione, stimolo, collaborazione, accoglienza. Sono tutte parole chiave attorno a quale poi ruotiamo per costruire anche l'immagine stessa
del packaging, quindi l'immagine dell'azienda, del brand. Andiamo a vedere un confronto ora tra il vecchio sito e quello nuovo che abbiamo rifatto. Allora, il vecchio sito, questo a sinistra, come vedete, era molto anonimo, peccava di personalità, quindi era piatto e, come abbiamo visto dalle caratteristiche che vi ho detto prima, non rispecchiava per niente il tone of voice, quindi giovanile, contemporaneo, attuale del cliente. E cioè non si distingueva uno stile grafico ben definito e coerente con il brand. Quindi sostanzialmente se entrava su questa pagina era molto neutra e non si intuiva facilmente nemmeno di cosa si trattasse, ecco. Quindi noi abbiamo lavorato, ecco, anche per rispecchiare proprio la personalità e l'aspetto grafico che rappresentasse nel modo migliore il cliente. Un aspetto che è fondamentale e viaggia di pari passo al restyle del sito è UI UX design, praticamente lo studio dell'interfaccia grafica in modo che sia il più intuitivo possibile e ci sia una logica di navigazione facile che semplifichi, diciamo, la navigazione per l'utente, quindi che garantisca un'esperienza di utilizzo del sito e, come si può dire, semplice e immediata per l'utente che sta visitando il nostro sito. Quindi sostanzialmente l'esperienza dell'utente va poi a... i fattori che vanno a influire su questo sono la facilità di utilizzo del sito, i passaggi diretti senza nodi, quindi i nodi interrompono la comunicazione tra noi e l'utente, tutto deve filare liscio come l'olio, e rendere facile la reperibilità delle informazioni che noi stiamo... che sta cercando, diciamo, l'utente. Quindi se io atterro sulla pagina del corso di videomaking devo avere subito le informazioni che cerco, anche perché considerate che l'utente medio ha una permanenza su un sito di circa 10 secondi prima che abbandona la pagina. Questo perché l'utente ha già fatto esperienza in passato di pagine web poco usabili e quindi attivando, si dice in psicologia, dei bias, e riconduce subito il sito a poco affidabile, non trovo le informazioni che sto cercando e quindi torna indietro sulla pagina Google e andrà a cercare altri siti. Quindi lavorare su un'esperienza d'utilizzo semplice e immediata, che cosa porta? Porta l'utente a essere più predisposto a rimanere sul nostro sito, di conseguenza a essere più predisposto all'acquisto o al contatto in questo caso, e trasmette già fin da subito anche l'affidabilità del brand, perché se un brand è solido, è affidabile, ma il sito web non rispecchia quell'affidabilità, perde di credibilità. E quindi anche questo fa parte della brand identity ed è una cosa fondamentale. E inoltre, lavorando sulla user experience del sito, questo ha facilitato la ricezione dei contatti provenienti dai contact form e dal sito web, che vi ricordo sono aumentati del più 320%. Quindi abbiamo avuto anche un riscontro effettivo su questa cosa. Due domande, Gianluca. Intanto, sì. Complimenti, il sito è molto bello, lo si vede subito adesso, qui sono piccolini, lo vedete un po' piccolino forse, però sì. la differenza, cioè la vedi che è una grafica professionale, ben organizzata. Che cosa avete utilizzato per fare il sito, se si può dire? WordPress. Sì, con estensioni Elementor, Divi. Allora, in questo caso abbiamo utilizzato Divi in quanto il cliente aveva la necessità di andare poi a modificarsi delle parti nelle news, nel blog, e voleva essere autonomo, quindi abbiamo creato un'interfaccia anche lato back office, quindi lato dell'utente che modifica il sito, semplice. Quindi con Divi abbiamo costruito il sito con Divi, ecco. Ok, quindi WordPress è una piattaforma gratuita, diciamo. Divi è un plugin di WordPress a pagamento, non costa molto. Poi voi ce l'avrete come agenzia, lo date al cliente e il cliente ce la fa. Esatto. E come forma di contatto, come era organizzata la cosa? Come raccoglievate i contatti, con che form e il follow-up che poi faceva il cliente via mail? Perché questa è un'altra cosa molto importante. Alcuni, troviamo siti che hanno dei form di contatto fatti in maniera molto artigianale, poi non hanno una thank you page, non hanno un follow-up email dopo che hanno raccolto il contatto, e quindi non arrivano i contatti, quei pochi che arrivano non sono seguiti. Non so qui come era organizzato. Allora, diciamo che il modulo di contatti arrivava subito una mail alla segreteria, quindi all'incaricato che si occupava proprio della gestione degli iscritti, quindi
Questo faceva sì di accorciare anche i tempi di contatto per lo studente. Una volta arrivato il contatto, in brevissimo tempo lui contattava e chiamava lo studente, anche perché in questa prima fase ancora diciamo, le iscrizioni venivano gestite di persona e non erano ancora digitalizzate. Quindi il contatto era immediato. Quindi okay. Contatto, thank you page, e automaticamente poi ricontattato subito dalla segreteria dell'Accademia. Questo era un po' il processo che avveniva. Comunque veniva ricontattato in tempi brevi. Molto assolutamente. Bene. Anche l'integrazione tra quello che è il sito web e poi tutto il reparto commerciale. Sì, esattamente. Tra l'altro questa parte qui, ora vedremo dopo, vi spiegherò meglio, sarà integrata ora nel 2021 anche con una parte di automazione, di gestione dei contatti, di iscrizione. Cioè sono cose che stiamo implementando ulteriormente. Diciamo questo nel primo anno... E funzionava in questo modo. La nostra garanzia cos'era? Che avevamo appunto Simone che si occupava proprio di ricontattare immediatamente il contatto, diciamo, lo studente, anche dopo 10 minuti. Quindi questo portava a non far perdere tempo, diciamo, nel percorso di acquisizione del cliente. Vorrei farvi soffermare un attimo sulla home page. Infatti ho voluto fare due screenshot sulla home page per far capire anche. Allora, atterrando su una pagina come quella di sinistra del vecchio sito, cioè l'idea del cliente iniziale era quello di avere un concept minimale che però, come vedete, non lo rappresentava. Vedete, vi rendete conto che già entrando su una pagina come questa a sinistra, come non si percepisca di cosa stiamo parlando. Esatto, è esattamente quello. Nella Bob the Fold, infatti, ho notato subito anch'io quella cosa lì. Dillo pure. No, esatto, esattamente che prima di comprendere di cosa stiamo parlando, cioè capire che corsi vengono offerti, cioè a voglia 10 secondi lì, cioè devi scorrere. Tra l'altro, se vedete giù nella parte del sito web sotto i nostri corsi, c'era un over, che vuol dire bisognava andare con il mouse sopra per far apparire il titolo e far comparire corso di videomaking, corso di recitazione. Anche questa cosa è sconsigliata, soprattutto sull'atterraggio in una landing page o in un home page. Cosa che abbiamo migliorato nel nuovo sito è stata proprio l'immediatezza di far capire all'utente che atterrava sul sito cosa si fa nella scuola. Quindi esatto. Tre sezioni, corso di videomaking, corso di recitazione, ed è stato aggiunto il lavoro garantito, che era una cosa che abbiamo visto era ultra cercata, perché spesso la paura nel cinema qual è? Di fare l'accademia, studiare, poi fai il classico buco nell'acqua, perché comunque è un mestiere difficile, mentre è un punto di forza dell'accademia è proprio la collaborazione con realtà importanti, come abbiamo detto prima. Quindi perché tenerlo nascosto? Mettiamolo subito in evidenza. Altra cosa, gli studios cinematografici. Sono veramente poche le accademie in Italia, pochissime, che hanno studios cinematografici, e FMA ce l'ha, quindi subito, importante, hai modo di mettere in pratica quello che impari in degli studios. Breve descrizione dell'attività, esatto, e poi gli ospiti illustri. Cioè, come vedete qui, nella prima parte della home page già andiamo a recepire delle cose fondamentali che offre la scuola, quindi che offre l'accademia, e andiamo a far emergere subito qual è la nostra proposta di valore, ok? Infatti anche noi abbiamo un corso sulle landing page e diciamo sempre, questo è la above the fold, no? Questo, cioè la prima parte della landing page è quella che in 3 secondi deve catturare l'utente e tenerlo lì. Per chi non vede queste immagini in podcast, sulla sinistra il sito vecchio aveva una schermata bianca con solo una scritta Black Magic Design Training Partner. Non vedo altro. I nostri corsi non erano presentati perché bisognava passarci sopra con il mouse praticamente, non si capisce che cosa fanno. Nel nuovo sito, subito above the fold, 3 immagini e 3 scritte, corso di videomaking, corso di recitazione, lavoro garantito. Quindi già fa capire chiaramente che l'utente è atterrato nel posto giusto, per l'utente giusto, chiaramente. Quindi molto bene. Siamo anche su questo ovviamente allineati, però tantissimi siti non tengono conto di questa cosa. No. Infatti, come dicevo prima, spesso cioè, si parla della creazione di un sito senza stare a ragionare prima su una logica di funzionamento del sito stesso. E la parte è fondamentale studiare. Magari chi fa più attenzione solamente al design piuttosto che poi all'usabilità e
al vero obiettivo del sito, che è quello di comunicare qualcosa, di comunicare quello che si fa e quello che si può offrire agli utenti. Quindi qui in realtà c'è un chiaro esempio di come si può combinare un design elegante con anche la finalità di comunicare i propri servizi per l'utente target. Esatto, esattamente, sì. Sì, sì. Ok. Allora, altra attività importante che abbiamo svolto è stata l'implementazione strategica di nuove pagine. Allora, l'analisi preliminare SEO ci ha permesso di delineare quindi un'alberatura strategica, come abbiamo detto prima, e in questa alberatura sono venute fuori anche delle indicazioni interessanti, ad esempio, quali potrebbero essere nuove pagine da implementare che possono portare del traffico sul sito? Allora, questa pagina, c'è una schermata nella slide con diciamo dei consigli utili per chi vuole intraprendere la carriera da attore o di videomaker o di editor, e traendo spunto da dei contenuti video che aveva prodotto l'Accademia parlando proprio di questo, abbiamo deciso di andare a trascrivere quei contenuti, ottimizzandoli in modo appunto da diventare delle pagine con delle keywords interessanti. Ad esempio, ve ne leggo qualcuno: come si svolge un provino, come si affronta un provino, quanto è importante lo showreel. Queste abbiamo riscontrato che erano delle keywords, delle parole chiave ricercate dal nostro target, quindi ci facevano gioco anche ai fini dell'ottimizzazione del posizionamento SEO. Poi sono stati approfonditi ancora di più i corsi per dare maggiori informazioni, anche perché sostanzialmente un utente che riesce a reperire un gran numero di informazioni sulla pagina di quel corso, il momento in cui contatta è molto più probabile che stia contattando perché è già interessato, piuttosto che magari deve capire ancora meglio alcune cose, anche perché abbiamo veramente cercato di spiegare punto punto come veniva strutturato il corso, quali erano le prospettive future, qual era il programma dei 3 anni e così via. Inoltre, dimmi. Vai, finisci, poi aggiungo una cosa. Sì, allora, l'ultimo punto, dicevo, sono state integrate anche delle pagine per le collaborazioni con l'Accademia, ovvero, in questo caso non c'entra la SEO, ma c'entra, torniamo sul discorso del branding, ovvero una pagina degli ospiti illustri, sostanzialmente a livelli di posizionamento SEO non ci faceva gioco, però a livello di branding sì, perché a me sapere che all'interno dell'Accademia mi vengono personaggi come Helen Mirren o altri personaggi di spessore del cinema italiano o anche estero, e io che sono uno studente, magari c'è un potenziale studente, sto cercando una scuola, un'Accademia, ecco, sicuramente mi fa gola questa cosa. O come abbiamo detto prima, gli studios è una pagina in cui si illustrano le strumentazioni, gli ambienti che sono messi a disposizione degli studenti. Non ci fa tanto gioco a livello SEO? No, però a livello di branding sì. Quindi l'implementazione non è solo finalizzata all'ottimizzazione SEO, ma anche finalizzata a un aspetto di mostrare i vantaggi competitivi che vogliamo far emergere. Ok, non so se... Fantastico. Sì, e spesso avere un punto di vista esterno, quindi di un consulente esterno, di un'agenzia esterna, aiuta anche le aziende, i professionisti a rendersi conto di certi elementi che sono effettivamente di valore, perché spesso noi siamo concentrati sempre sul nostro, vediamo tutto il giorno il nostro business e non ci rendiamo conto di quali sono effettivamente quelle leve che possono essere sfruttate e che noi diamo per scontate, ma per il mercato non lo sono. Per cui potersi confrontare con un'agenzia esterna o con dei professionisti esterni ha anche questo vantaggio, che vedono a mente fresca il vostro business e per cui riescono a capire effettivamente quali sono gli elementi sui quali puntare e da mettere in evidenza. Sì, esatto. Occhi freschi, si dice. Esattamente, no? Avere un punto di vista esterno aiuta sempre, poi aiuta già in generale nella vita quando qualcuno magari ti dà anche un feedback dall'esterno. In questo caso, appunto, andare a soffermarsi su degli aspetti che uno talvolta può dare per scontati, invece visti con un occhio esterno, possono essere valorizzati in un modo più efficace.
E poi creare contenuti, vedete, è utile sia per la SEO, per essere aggiunti, che per educare gli utenti, che per far percepire più alto il brand. Io lo dico sempre, abbiamo clienti che hanno veramente, fanno delle cose incredibili, vanno a delle mostre internazionali. Dovete fare contenuto, parlare di queste cose, creare contenuto educativo per gli utenti. Vedete qua quante cose. Poi la pubblicità porta la visibilità a questi contenuti, ma se non create questo messaggio, il prodotto non passa. Ce l'avete in magazzino e non passa la qualità di questo prodotto. Quindi c'è da fare, c'è da produrre contenuto scritto, video, audio, come volete. Ok, quindi questo è fondamentale. Sì. Andiamo avanti e andiamo verso i 5 punti. Sì, guarda, ottimizzazione SEO, vediamo. Sì, al volo, quindi ottimizzazione SEO. Quindi tutte le pagine sono state ottimizzate, come dicevamo all'inizio, dicevi tu Luca, per facilitare il posizionamento sui motori di ricerca. Quindi le pagine principali sono state ottimizzate con delle parole chiave che venivano cercate dal nostro utente medio. E questo ha portato, ha consentito di portare un traffico di qualità verso il sito web. Quindi sono state fatte delle procedure, diciamo, ricerca della keyword, delle keywords, ottimizzazione dei contenuti in modo da scriverli l'utilizzo di queste keywords, la struttura delle pagine seguendo una logica ben precisa, una logica di strutturata in modo, diciamo, performante, e poi interventi tecnici per favorire l'indicizzazione. Un aspetto, diciamo, fondamentale è l'ottimizzazione dei contenuti, visto che poco fa dicevi contenuti, che ci tengo a ricordare, è una cosa importante quando creiamo contenuti per il nostro sito. Allora, i contenuti non devono innanzitutto essere copiati. Questa è una cosa che mi ritrovo spesso col cliente, magari noi diamo delle linee guida per andare a capire meglio la loro attività e spesso prendono spunto, copiano proprio palesemente da altri siti. Ecco, i contenuti devono essere sempre unici e originali, devono essere utili e interessanti all'utente, aggiornati, e devono contenere ovviamente le parole chiave in maniera naturale, quindi non forzatamente, anche perché Google si accorge se vengono scritte in modo forzato le frasi con le keywords. La cosa più importante comunque è sempre produrre contenuti di qualità che vengono apprezzati dagli utenti. E magari se sono apprezzati dagli utenti, spesso e volentieri vengono anche linkati o condivisi sui social, e questo non fa altro che diffondere comunque anche il nostro brand. Allora, volendo dei grossi complimenti, giustamente, perché si traspare la passione per quello che fate, quindi bravo. Spiegazione molto chiara e interessante, ti scrivo Francesco. Grazie Francesco. Allora, volevo un attimo soffermarmi al volo sulla previsione del 2021 dell'Accademia. Allora, le previsioni per il 2021 sono molto positive, come ho accennato prima, il numero degli iscritti aumenterà, c'è già una previsione del 150%, visto le preiscrizioni che sono già una ventina, e poi nel 2021 ci sarà l'ampliamento di nuove offerte formative, quindi verranno introdotti nuovi corsi, ci saranno nuovi spazi per far mettere in pratica agli studenti quello che apprendono, tipo un teatro o altre aree, diciamo, della scuola. Saranno anche assunti nuovi docenti che poi andranno a coprire appunto le nuove offerte formative dei vari corsi nuovi. Sostanzialmente quindi cosa vuol dire questo? Riassumendo, che l'aumento del valore percepito che ha portato al posizionamento ha portato a cosa? All'aumento del fatturato, che ha consentito di far crescere, di far scalare il cliente, portando a migliorare e perfezionare il prodotto. Cioè quindi questo è un loop. Se il valore percepito aumenta e aumenta il fatturato, a quel punto si entra in un processo di scalabilità e possiamo permetterci anche di soffermarci a migliorare ulteriormente il prodotto. Questo perché spesso e volentieri ci si preoccupa fin dall'inizio di avere il prodotto perfetto, ma come vedete, insomma, l'importante è partire e andare a delineare subito una brand identity, e poi il miglioramento del prodotto si fa anche nella crescita, ovviamente. Altra cosa, noi per quanto riguarda il nostro intervento tecnico, andremo nel 2021 ovviamente a implementare, a migliorare anche l'aspetto SEO sulle nuove pagine che verranno create. Inoltre inizieremo a collaborare anche per la comunicazione dell'immagine sui social network, della quale si occupa Consuelo, la nostra social media manager. Quindi questa è un po' la previsione. Andiamo ai 5 consigli, se no Luca mi brontola. Siamo arrivati, attenzione, ai 5 consigli per raggiungere questi risultati o di più.
Diciamo, noi diciamo sempre, noi vediamo le dritte per togliervi ostacoli di mezzo, ok? Queste sono le dritte, poi dipende da voi anche la motivazione per farlo e raggiungerlo, però volevamo dare dei consigli pratici, quindi ho chiesto a Gianluca di mettere giù 5 consigli pratici da portarci a casa dopo questa live. Allora, ve le elencherò uno a uno, così almeno ci soffermiamo punto per punto. Allora, il primo punto: conosci e analizza l'identità del tuo brand. Che significa? Cioè, allora, se non riusciamo a percepire noi il valore del nostro brand, come pensate che lo percepiranno fuori? Quindi la cosa principale, fondamentale per avviare una strategia di branding è innanzitutto mettere ordine partendo dall'interno, ovvero soffermarsi ad analizzare chi siamo, cosa proponiamo, a chi ci rivolgiamo, e per fare un'analisi, diciamo, in autonomia, come abbiamo fatto ad esempio noi per FMA, le domande giuste da porsi possono essere, ad esempio, quali sono i miei obiettivi, qual è la mission, che vuol dire praticamente qual è stato il motivo che mi ha portato ad aprire questo business, quali sono i valori che mi guidano in questo, chi è il mio target, chi sono i miei acquirenti, quindi quali domande, quali bisogni voglio soddisfare, e poi qual è la proposta di valore, ovvero che cosa mi distingue dai miei competitor, da tutti gli altri, quali sono i miei punti di forza. Queste sono domande fondamentali per iniziare a capire, prima di tutto internamente, cos'è il nostro brand, qual è l'identità del nostro brand. È una cosa fondamentale che io dico sempre anche a tutti i miei clienti: parlate al vostro pubblico sempre con onestà, autenticità e coerenza, non cercate mai di imitare gli altri, perché questo vi penalizzerà sempre. Ogni brand ha i propri valori e vanno tirati fuori, vanno fatti emergere, quindi focalizzatevi su questo. Secondo punto: coerenza grafica in ogni punto di contatto con l'utente. Che vuol dire? Che tutti gli aspetti visivi del brand devono trasmettere le stesse sensazioni, devono avere gli stessi colori, le stesse forme, lo stesso mood grafico, quindi deve esserci una coerenza tra il sito web, la landing page, la pagina social, la sponsorizzata, cioè sostanzialmente deve avere tutto lo stesso packaging. Il brand deve essere riconoscibile e univoco. Sito web user friendly. Abbiamo visto prima come è importante facilitare la vita dell'utente, è un po' il nostro compito questo, quindi è fondamentale che non un sito che viene insomma pensato venga, diciamo, ci sia a monte una strategia di usabilità, quindi pensare all'esperienza che l'utente avrà sul nostro sito e soprattutto rendere facile l'accesso ai punti più caldi che ci interessano, quindi in questo caso quindi alle informazioni che cerca l'utente, al contact form, alla call to action. Dobbiamo, diciamo, rendergli la vita il più facile possibile sul nostro sito. Quarto punto: implementare una valida strategia SEO, ovvero abbiamo visto che la strategia SEO è fondamentale e importante per posizionarsi online per le parole chiave che interessano la nostra attività. Quindi ricercate le parole chiave che cerca il nostro target, create contenuti che contengono queste parole chiave in modo naturale, come abbiamo detto prima, e sviluppate pagine dedicate per argomenti ricercati dal nostro utente, che può essere anche banalmente un blog, cioè il blog, se studiato con criterio, scritti articoli che ruotano attorno delle keywords, può portare molto traffico al nostro sito. Ultimo punto: social network utilizzati con saggezza. Che vuol dire? Allora, i social network spesso e volentieri sono ancora a volte sottovalutati e sono in realtà la nostra finestra, il nostro punto di contatto con i nostri clienti. Quindi, a prescindere dall'attività che abbiamo, i canali social ci aiutano sempre a veicolare il nostro brand, la nostra reputazione e la nostra autorità. Cioè, anche senza sito, già come diceva prima Luca, facendo contenuti, che siano video, che siano post, e pubblicandoli sui social, già stiamo facendo un lavoro di branding. Quindi, questo era il quinto ultimo punto. Sostanzialmente, le conclusioni sono che la brand identity, innanzitutto, allora, cioè, è un processo che inizia nel momento della creazione del brand, ma non ha mai fine in realtà, perché è un processo con il quale ogni giorno l'azienda comunica con i suoi clienti quei valori e deve essere sempre coerente, deve contribuire sempre ad alimentare la propria autorità, l'autorità del brand, la propria reputazione e il posizionamento nella mente degli utenti. Quindi un risultato di branding ci fa capire, diciamo, una strategia di branding efficace ci fa capire che ci possono essere dei risultati molto, ma molto positivi.
affiancati poi a un lavoro di posizionamento SEO, che lavora nel lungo periodo, otteniamo dei risultati notevoli, che poi ovviamente vengono amplificati dalla parte ads, di cui noi non ci occupiamo. E anzi, voglio citare un esempio che fanno spesso Luca e Fabio, che il posizionamento SEO è un po' come una barca a vela, questo ve l'ho rubato e lo uso anche con i miei clienti, un po' come una barca a vela che ha una sua rotta, si muove nel lungo periodo, rispetto invece alle ads, che è un motoscafo a benzina che va diretto, diciamo, all'obiettivo immediato. Sì, esatto, ma è proprio questo è venuto fuori anche no, nei nostri colloqui, dicevamo, guarda, proprio voi fate esattamente quello che noi non facciamo e che ci serve per far ottenere il risultato a quello che noi facciamo e viceversa, proprio siamo complementari. Quindi complimenti per la presentazione bellissima, Gianluca. Complimenti. Hai anche consigli per i libri? Sì, allora, ho messo tre libri che consiglio, che sono questi tre, e secondo me possono dare degli spunti molto molto interessanti per chi ha già un'attività o per chi deve partire con un business online, e capire come costruire anche un brand, come, diciamo, partire da quei valori che sono fondamentali per definire l'identità del proprio brand, e lavorare poi sul posizionamento. Questi sono tre libri che ci tenevo, diciamo, a segnalare. Quindi partire dal perché. Sì, a partire dal perché di Simon Sinek, Positioning di Ulrich e La mucca viola di Seth Godin. Esatto, sì. Ottimo. Ho letto Positioning e La mucca viola, mi manca a partire dal perché. Quindi grazie per molto il bello. Consiglio, andrò anch'io. Sì. Ottimo, grazie. Devo dire che io un mese fa, o meno, 15 giorni fa, Web Marketing Festival, ho visto vari interventi. Un intervento così sarebbe stato forse uno di quelli di più alto valore. Cioè, secondo me meritava, in quest'ora veramente avete assistito a un intervento molto pratico, come piace a noi, con risultati, numeri e consigli per praticare anche voi qualcosa di quello che potete fare. Altrimenti possono cercare Gianluca con il suo Upground, dove? Pagina Facebook, sito... Sì, Facebook, Instagram, su Google, su LinkedIn, Upground Digital Agency, ci trovate. Anche Youssef metterà il link qui sotto. Tra l'altro noi bastoniamo sempre le agenzie, no? Però in verità no, noi lo diciamo generalmente, ma lo abbiamo sempre detto, ci sono dei professionisti delle agenzie che lavorano bene, non è che sia una cosa a tutti, no? Quindi loro sono come noi, un'agenzia di giovani ragazzi che è partita da poco ma sta ottenendo ottimi risultati e come vedete ce ne sono che sono allineati perfettamente con i nostri principi, lavorano benissimo quindi, e ottengono risultati. Bastoniamo le agenzie che lavorano male. Esatto. Sì. Okay. Quello... Bellissimo. Proprio per dare... per avvantaggiare un po' tutti poi, perché anche agenzie come Upground che lavorano in un certo modo sono avvantaggiate poi dalla comunicazione che anche noi nel nostro piccolo facciamo a chi ci segue. No, tra l'altro è una cosa, quello che fate voi è proprio aiutare veramente l'imprenditore a fidarsi anche dell'agenzia giusta. È una cosa che anche noi stessi, ai nostri clienti, che magari o persone che non lavorano alla fine con noi, suggeriamo sempre di affidarsi, cioè gli diamo, diciamo, dei parametri sui quali basarsi in modo tale da affidarsi anche a persone, insomma, che sappiano fare bene. Esatto, è un po' una sezione specifica proprio anche del nostro corso Antidoto, il corso dedicato a chi vuole creare un prodotto, sta sviluppando un prodotto e vuole capire come proporlo online, e c'è proprio una sezione anche dedicata all'approccio che deve avere l'agenzia con la quale collabora. E già, ha già salvato centinaia di migliaia di euro di budget questo. Basta solo pensare a molte agenzie che danno, non so, si tengono gli account pubblicitari, non danno gli account pubblicitari ai propri clienti quando termina la collaborazione. Già questo. Saperlo, essere consapevoli di questo, è molto importante. Assolutamente. Ok. Vediamo se ci sono domande. Qua ti fanno
Un sacco di complimenti, poche domande, ma un sacco di complimenti. Leggiamoli pure per chi non, è, chi non vede il video. Intanto, complimenti per la professionalità e la chiara esposizione dell'argomento. Mariana, no. Grazie mille, Fabio, Luca e Gianluca. Complimenti per la diretta. Sì, vedete, queste non sono dirette, ma sono delle vere e proprie lezioni, lo diciamo sempre. Quindi per ora le trovate all'interno del nostro canale YouTube e nel podcast. Quindi se cercate il podcast in Spotify, in Spreaker, Apple Podcast, ovunque, cercate Performance Pay Per Click Podcast e trovate tutte le puntate precedenti. Ci sono più di, non lo so, saremo a 80 ormai, quindi con tutte queste lezioni. E iscrivetevi anche al canale YouTube perché avrete anche dei video esclusivi. Quindi, ottimo, ok. Gianluca, ti ringraziamo. Ringrazio voi. Speriamo, magari organizzeremo qualcos'altro insieme. Volentieri. Speriamo di rivederci presto. Assolutamente. Assolutamente sì. Complimenti per la presentazione, infatti hai ricevuto tantissimi complimenti qui nelle chat, tutto molto condividiamo tutto quanto e complimenti per i vostri risultati, la vostra agenzia. Ti diamo appuntamento alla prossima. Noi andiamo avanti altri 10 minuti, facciamo le ultime comunicazioni, poi chiudiamo, sono le 14.03, ricordo siamo in diretta, quindi per chi non ci credesse, siamo in diretta e tra poco chiuderemo. Salutiamo intanto Gianluca. Vi saluto, vi ringrazio ancora e buona giornata a tutti. Ciao Gianluca, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao, grazie. Ok, vedete che ragazzi abbiamo trovato. Vedete, Gianluca, tra l'altro, l'abbiamo incontrato e conosciuto, a parte che era nostro studente, hanno comprato un corso di vitamina PPC per, vedete, integrare quello che sanno di branding con le campagne pubblicitarie, almeno per capire come si gestiscono. Poi non ho detto che lo facciano direttamente, però almeno riescono a farlo se vogliono. E da lì poi ci siamo incontrati a un evento fisico che è di Vincenzo Gengaro, non so se ancora collegato Vincenzo, ci siamo conosciuti e vedete come nascono le collaborazioni, magari da questa live arriveranno dei clienti da loro, quindi cercate sempre di fare, partecipare agli eventi, venire alle live, condividere, perché tutto fa brodo, si dice dalle nostre parti, siamo un po' muoversi, non si fa business da seduti nella sedia della scrivania, chiusi in una cameretta, magari senza connessione. Va bene, sì. Che dire ragazzi? Allora, call to action Fabio, ve le ha date Gianluca, quindi vi ha dato dei consigli molto pratici. Comunque seguiteci sempre, iscrivetevi al canale YouTube, tra poco arriveranno novità, per adesso siamo un po' tranquilli, cioè agosto che di solito... Tranquilli per modo di dire, cioè... Allora, voi vedete... Dietro le quinte c'è sempre un lavoro incredibile. Dietro le quinte ci sono tre funnel che stanno girando a bomba, però vabbè, voi vedete da fuori, non c'è niente ufficialmente, ma stiamo preparando dei nuovi percorsi per proseguire la formazione, quindi stanno arrivando delle novità. I libri stanno andando a ruba, chi non li avesse ancora presi, prendete i libri nostri su Amazon, il manuale di Digital, link. Digital Marketing, è una collana di 4 libri e ne sono andati via. Abbiamo ricevuto, ci sono 50 recensioni positive, per cui siamo molto molto contenti di questo, 50 recensioni a 5 stelle, per cui... Grazie, grandi. Questi sono i libri, vediamo se riesco a condividere. Dove siamo? Aspetta. Ok. Ciao Patrizia, non l'ho salutata prima, Mary, Laura, Elena, infatti io arranco, cos'hai Elena? Cosa arranchi? Si vede? Sì. Ok, questi sono i libri, manuale della strategia di lead generation, manuale della strategia di digital marketing, manuale delle campagne di online advertising, manuale della promozione per e-commerce. Li trovate tutti in Amazon, come vedete le recensioni sono molto positive e c'è chi li ha definiti proprio dei veri e propri corsi in pillola sostanzialmente, perché si legge in poche ore e sono concentrati di informazioni come piace a noi, quindi non vogliamo far perdere tempo a nessuno, vogliamo dare solamente le informazioni fondamentali e qui dentro ci sono tutte, quindi potete trovare in Amazon. Yes,
Per chi volesse partire con la formazione, abbiamo, penso Giuseppe abbia già linkato tutti i nostri corsi, antidoto per la strategia, marketing, vitamina PPC per le campagne pay per click, massima conversione per creare i vostri funnel, massima persuasione per creare i vostri testi, i vostri video, le vostre email. Quindi c'è, abbiamo di tutto, abbiamo tutto un percorso completo. Ci siamo fatti anche aiutare da professionisti del settore come Andrea Lisi per integrare i nostri corsi con quello che mancava. Bene, stiamo studiando, cosa ci dice Mary? Stiamo studiando in ogni momento libero, giorno e notte, altro che tranquilli. Sì, beh, ma... Mary, hai un bel progetto, stai sviluppando un bellissimo progetto, per cui è normale, e sei bravissima, anche siete molto bravi, perché state lavorando testa bassa e seguendo appunto poi il nostro percorso con Operazione K. Siamo felici di accompagnarvi in questo processo. Yes. Ottimo, bene, ottimo. Questa sera c'è l'aula per chi di voi ha i bootcamp, quindi ci vediamo dalle 18 alle 20 circa. Io oggi sono chiuso in appartamento solo per voi, praticamente sto lavorando, mia moglie è in spiaggia con le bambine, non so, Sarendo, che mi manda le foto con l'acqua cristallina, va bene così, non fa niente, dai, ci andremo domani. Quello okay, rosso invece... Okay. Invece quello blu acquistato in Amazon in versione Kindle è solo una parte. Ah no, Laura, guarda che è scaricato l'anteprima. Sì. Io non so se tutti i paesi vi lasciano scaricare la versione completa del Kindle, è una roba di Amazon, non so. Però su Amazon trovate la versione cartacea o digitale, quindi Kindle e Book. Potete scegliere quello che volete. Libro sì, rosso e blu, li abbiamo chiamati così. Sì, probabilmente hai scaricato l'anteprima solamente, Laura. Controlla. Okay. Ok. Va bene, ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo. Altra live. E per chi è iscritto a Operazione K, ci vediamo al bootcamp numero 3 di questa sera, dedicato alla conversione, e poi il prossimo sarà tra due settimane dedicato alla promozione. E ci vediamo settimana prossima, giovedì alle 13. Ciao a tutti, buona giornata, buon fine settimana. Ciao a tutti e fate branding. Ciao.